Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Tutta la famiglia si riunisce oggi per questa festa grande di Don Bosco. Desidero davvero che sia un momento di pace, un momento in cui ci troviamo insieme ad ascoltare il Signore, a ricordare le grandi opere di questo fondatore che ha segnato un cammino straordinario nella vita dei cristiani e a trovare anche la concordia fra noi in questo tempo dell'ascolto del cammino sinodale. Iniziamo la celebrazione dell'Eucaristia ricordando che abbiamo bisogno del perdono di Dio, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo a Lui la misericordia. Uno dei primi nel 47 a fare il noleggio delle lambrette A e B con il sidecar, di Tittarelli. Ecco qua, potete vedere la lambretta A con il sidecar che veniva noleggiata e poi lui l'andava a ritirare nei vari posti dove veniva lasciata. Questa è una lambretta A con un sidecar Tittarelli, famoso sidecar Tittarelli. Questa è un'altra lambretta, è una 125 LD e che zio Umberto la teneva così per poter fare i vari giri. E potete notare che è stata scattata questa foto al porto dove veniva scaricato il carbone. Questa qui è un'altra foto che lui aveva, questo carrellino che ci faceva le consegne, lo affittava per fare le consegne, e questa foto è stata scattata vicino all'ospedale vecchio dove c'aveva il magazzino. Quest'altra foto è una foto che lui faceva le gare con una moto che era la moto Perugina, che veniva costruita negli anni 50, e si vede proprio zio Umberto alla partenza di questa famosa gara che svolgevano a Roma o in altre parti d'Italia.